Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di questa fighissima fondina che di primo impatto non sembra una fondina, ma è una cosa veramente utile e comoda. Allora, innanzitutto il peso, è veramente leggerissima, veramente proprio la potete passare tra le mani, potete giocarci a pallavolo se volete. E quindi questo è il primo pregio perché avendocela sulla cintura o comunque cosciale evita di essere troppo pesante, quindi di ballonzolare da una parte e dall'altra, quindi molto leggera. Poi compatibile con tutta la serie Glock, quindi dalla più piccola alla più grande, quindi G26, G18, G17 e anche la G19, che è quella che ho io. E poi inoltre con questa fondina noi sulla pistola possiamo avere montati degli accessori sotto canna come torce o laser e senza avere il problema appunto di toglierli ogni volta, perché con questa possiamo lasciarli montati sopra. Allora, intanto, come vedete, colorazione multicam, devo dire che non è fatta benissimo come mimetica, vedete che è un pochino sbavata, però dai, accettabile. E qui sotto invece questa parte nera è quella che si attacca alla cintura o agli attacchi molla del gilet tattico, regolabile tramite questa vite che c'è qui davanti. Allora, innanzitutto per aprirla c'è questo semplicissimo bottone e si apre a sportellino e qui andrà incastrata la nostra Glock. Ora vi faccio vedere come si va a regolare la fondina. Allora bisogna con un cacciavite andare a svitare la vite, non troppo, e come vedete la fondina ruota su delle posizioni, vedete? Fa degli scatti. In questo modo noi potremmo mettere la fondina in un certo modo, regolarla come più ci piace, in modo tale da avere un'angolazione a 45 gradi per poterla prendere meglio. E sempre con la vite allentata noi possiamo anche allargare questo, vedete? In modo tale da aprire, infilarlo nei passanti o negli attacchi molle e stringere, in modo tale che resterà bloccatissima, resterà veramente molto salda al vostro gilet tattico o cintura che sia. Già provata, non balla neanche di un centimetro e la pistola rimane attaccata veramente molto bene. Adesso guardate, la prendo. Questa qui è la G19 della KVA, quindi se noi qui mettessimo caso che avessimo una torcia, noi non avremo problemi perché la pistola si troverà in questa posizione. Ora, per inserirla non bisognerà altro che far combaciare questo lembo qui con la fine del paragrilletto e poi spingere in giù e la pistola si incastrerà. Allora, come vedete già con la fondina aperta la pistola è incastrata. Se io la muovo non si schioda di lì, però per sicurezza noi andiamo a chiudere anche qui con il bottone e come vedete la pistola è saldamente ancorata. Vedete? Qui c'è lo spazio vuoto appunto per se volete avere degli accessori. Come vedete io lo prendo da qua, non c'è nessun minimo di gioco da nessuna parte. Per l'estrazione basterà impugnare la pistola con il dito medio, far andare in giù questa linguetta, fare uno scatto verso l'alto, così, e la pistola viene fuori. Allora, non ha un'estrazione veramente rapidissima come la Vega Holster, che è quella che qui sotto viene chiusa a cono e la pistola viene estratta da un semplice tastino. Però questa ha appunto il pregio di essere veramente piccola, leggera e regolabile, insomma, è un bel giocattolino. Costa sui 30 euro, quindi la metà della Vega Holster. Questa qui è la Uni Holster, mi sembra, della Daitac. Sì, della Daitac. Quindi devo dire che è veramente una bella cosuccia. Quindi se anche voi avete una Glock come moi, perché le Glock sono fighe, a me piacciono le Glock, questo io è un accessorio che vi consiglio vivamente, anziché prendere le solite fondine Royal, quelle cosciali, che quando correte comincia a ballare così, poi va su e giù, dopo c'è il rischio che il velcro si strappi e vi cada la pistola, con questa voi siete assicurati al 100%. Bene, anche per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo, ciao a tutti!